A tutti i telespettatori interessati e impegnati specialmente nel extra delle due Sicilie, perché questo impegno di Carmelo Giuliano possa essere un'occasione anche per altri. Viva 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 Garibaldi, cadena furto guerra li burbuni, ne vera liberare li baruni, ne porta la giustizia e libertà. Viva 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 Garibaldi, cadena furto guerra li burbuni, ne vera liberare li baruni, ne porta la giustizia e libertà. In un periodo dove si legge poco, l'inflazione della televisione, anche della nostra televisione, internet, videogiochi, credo che sia importante, il nostro compito, offrire l'opportunità di approfondire i temi che qui trattiamo. Per esempio, un libro importante di una casa editrice minore, Bertani Editore, Unità d'Italia, guerra contadina e nascita del sottosviluppo del sud, di Maria Rosa Cutrufelli. Credo che sia una buona lettura e sia un'occasione perché le nostre poche parole sono arricchite da fatti e documenti di quella storia minore che, ripeto, non va sui banchi di scuola, ma che vi può essere utile, perché credo che la scommessa sia anche quella di riacquisire quella unità vera e autentica che ancora oggi non c'è tra il nord e il sud. Rivisitare la storia è un atto dovuto, recuperare dai cassetti del passato ammuffiti dal grigio della memoria perduta è fondamentale per recuperare fatti ed eventi che possono permettere ad ognuno di voi, di avere un quadro nuovo di ciò che è accaduto, per esempio di ciò che è accaduto in un periodo importante della storia di questo paese, 1860-1870, post Unità d'Italia, si fa l'Italia unita. In quel periodo accadono tanti eventi importanti, tumultuosi, Cavour, Garibaldi, Vittorio Emanuele. Ma ciò che più conta, il 1861 è segnato nel febbraio dalla formalizzazione dell'Unità d'Italia, dal nuovo Parlamento dell'Italia Unita. È il periodo in cui ormai l'esercito borbonico lo sbando, dove l'ex re delle due Sicilie si trova a Gaeta. È il periodo in cui i piemontesi iniziano a realizzare il tentativo di unire un sud molto diverso per usi, costumi, mentalità, per il modo di concepire e intendere la legge, ma ciò che più conta è un sud sufficientemente deluso, amareggiato, oltretutto che aveva poca fiducia nello Stato, nella giustizia. In questo anno inizia il tentativo di colonizzazione, così richiama uno storico D'Ambrosio, del Sud. Una colonizzazione che venne fatta senza tenere conto molti aspetti. Innanzitutto che questo era un paese molto diverso. Il tentativo di riportare al sud il modello piemontese fu non solo esiziale, nel senso che produsse delle conseguenze negative, ma portò inevitabilmente all'allontanamento sempre di più di una parte di quel sud che non aveva partecipato alla famosa, si dice, liberazione, cioè durante la fase anche di Garibaldi dell'anno precedente. Il clero, tutto l'esercito borbonico in rotta, ed era un esercito di decine di migliaia di soldati, ma ciò che più conta, le popolazioni, i contadini, i braccianti, tutti questi paesi distribuiti nelle due Sicilie non avevano minimamente partecipato a questa liberazione, si dice, per realizzare l'unità d'Italia. Anzi, avevano assistito diffidenti e ostili, perché occorre ricordare e sottolinearlo, il regno delle due Sicilie era un regno che aveva realizzato, grazie a Carlo III di Borbone, ma poi anche dai re che si sono susseguiti, un grosso successo nel settore dell'agricoltura, nel settore dell'artigianato, del commercio, ed era riuscito anche attraverso un protezionismo doganale a ridare un vigore economico a tutte queste aree depresse. Purtroppo questa unità d'Italia viene vissuta da queste popolazioni come una fase in cui le grandi industrie manifatturiere che avevano creato i Borboni cominciano a chiudere.
il protezionismo doganale che aveva permesso a tante piccole imprese, anche agricole, di poter garantire un minimo di condizioni di vita, si trovano sempre più in difficoltà. Garibaldi, che a giugno aveva realizzato un decreto di distribuire le terre a chi aveva partecipato alla liberazione dal Regno delle Due Sicilie, non fu in grado di rispettare quell'impegno. E qui emerge un fatto importante, fondamentale, forse sfuggito a molti storici: la terra. La terra per questa gente, per le masse dei cafoni, era, rappresentava un elemento chiave fondamentale per la sopravvivenza e per la vita. Quella terra che aveva conosciuto sudore, sangue, da parte di gente che nulla aveva, braccianti e salariati. E questi avevano sperato vivamente di poter finalmente avere un pezzo di terra, ma ciò che più conta, l'uso di quei grandi estensioni, cosiddette terre demaniali, che erano state promesse, ma che andarono ancora nelle mani dei nuovi borghesi, dei nuovi signori. Cambiano le bandiere, cadono i Borboni, arrivano i Savoia, ma nulla cambia. E allora da qui comincia ad emergere la ribellione, comincia a delinearsi quello che poi sarà un fenomeno che caratterizzerà gli anni successivi, il brigantaggio. A tutti i telespettatori interessati a impegnarsi specialmente nell'Essere delle Due Sicilie, perché questo impegno di Carmelo Giuliano possa essere un'occasione anche per altri. Viva, viva, viva Garibaldi, cadena furto guerra li burbuni, ne vera liberare li baruni, una volta la giustizia e libertà. Viva, viva, viva Garibaldi, cadena furto guerra li burbuni, ne vera liberare li baruni, una volta la giustizia e libertà. In un periodo dove si legge poco, l'inflazione della televisione, anche della nostra televisione, internet, videogiochi, credo che sia importante, il nostro compito, offrire l'opportunità di approfondire i temi che qui trattiamo. Per esempio, un libro importante di una casa editrice minore, Bertani Editore, Unità d'Italia, Guerra contadina e nascita del sottosviluppo del Sud, di Maria Rosa Cutrufelli. Credo che sia una buona lettura e sia un'occasione perché le nostre poche parole sono arricchite da fatti e documenti di quella storia minore che, ripeto, non va sui banchi di scuola, ma che vi può essere utile, perché credo che la scommessa sia anche quella di riacquisire quella unità vera e autentica che ancora oggi non c'è tra il nord e il sud. Rivisitare la storia è un atto dovuto, recuperare dai cassetti del passato ammuffiti dal grigio della memoria perduta è fondamentale per recuperare fatti ed eventi che possano permettere ad ognuno di voi, ad ognuno di voi, di avere un quadro nuovo di ciò che è accaduto, per esempio di ciò che è accaduto in un periodo importante della storia di questo paese, 1860-1870, post unità d'Italia, si fa l'Italia unita. In quel periodo accadono tanti eventi importanti, tumultuosi, Cavour, Garibaldi, Vittorio Emanuele, ma ciò che più conta, il 1861 è segnato nel febbraio dalla formalizzazione dell'unità d'Italia, dal nuovo Parlamento dell'Italia unita. È il periodo in cui ormai l'esercito borbonico lo sbando, dove l'ex re delle Due Sicilie si trova a Gaeta. È il periodo in cui i piemontesi iniziano a realizzare il tentativo di unire un sud molto diverso per usi, costumi, mentalità, per il modo di concepire e intendere la legge, ma ciò che più conta un sud sufficientemente deluso, amareggiato, oltretutto che aveva poca fiducia nello Stato, nella giustizia. In questo anno inizia il tentativo di colonizzazione, così richiama uno storico D'Ambrosio, del Sud. Una colonizzazione che venne fatta senza tenere conto molti aspetti. Innanzitutto che questo era un paese molto diverso.